Senza dubbio è un incontro pensato, progettato, voluto dall'Arcivescovo di Perugia, Cardinal Bassetti, un incontro che nasce, diciamo così, molto indietro nel tempo. Come spesso ha detto il Cardinal Bassetti, questo incontro mette in pratica un'antica profezia di pace che Giorgio da Pira, molti anni fa a Firenze, organizzando i dialoghi mediterranei, vaticinò, diciamo così. È un incontro sicuramente storico, mai nell'età contemporanea si erano riuniti tutti i vescovi del bacino del Mediterraneo. È un incontro sicuramente che mette in luce la concretezza del metodo sinodale ed è un incontro che senza dubbio porterà degli esiti, speriamo fecondi, non solo per la Chiesa, ma per l'intera area mediterranea e quindi per tre continenti, Asia, Europa e Africa. Pur con le comprensibili differenze, la trasmissione della fede nel contesto mediterraneo odierno è la. Il primo giorno sarà un giorno dedicato a temi, diciamo così, più spirituali. Il tema centrale sarà il dialogo interreligioso. Ci sarà un esperto che presenterà la giornata, dopodiché, i vescovi si divideranno in questi sei tavoli, 10 vescovi per ogni tavolo. Ci sarà un moderatore di ogni tavolo, in questo caso anch'io faccio questo lavoro, e poi si svilupperà il dibattito su questi temi. Il secondo giorno i temi saranno più, diciamo così, geopolitici, chiamiamoli in questa ottica, anche se sempre parliamo di pastori e non di politici, e il tema centrale sarà la pace. Quando parliamo di pace, ovviamente parliamo non solo di assenza di guerra, parliamo di contrasti etnici, parliamo di divisioni economiche tra nord e sud del mondo, parliamo di migrazioni. Ecco, in questi 2 giorni questo dibattito, sicuramente ampio, speriamo più franco possibile, porterà alla fine a un documento finale che i vescovi consegneranno al Papa l'ultimo giorno. Il Papa si è raccomandato di non limitarsi alle lamentazioni e quindi tutti auspichiamo che alla fine di questi giorni esca fuori anche una proposta concreta. Forzieri, Perugia e l'Umbria sono presenti qui a Bari a questo incontro del Perugia e Mediterraneo. l'Umbria sono presenti in questo incontro, non bisogna scadere nella retorica e nell'enfasi, ma sicuramente Perugia e l'Umbria svolgono un ruolo non secondario in questo incontro. Prima di tutto con l'Arcivescovo di Perugia, che è il promotore di questo incontro, ma con la presenza di alcune persone comitato scientifico organizzativo, tra cui il sottoscritto, ma non solo io, con la presenza dei media locali umbri, quindi per l'Umbria diciamo, possiamo dire che entra a far parte di questa piccola e di questa grande storia, di questa storia di cui si conosce l'inizio ma di cui ancora non si conosce la fine, e speriamo che sarà una fine in qualche modo degna dei suoi antenati, di chi ha profetizzato questa profezia di pace che è stata fatta a metà del XX secolo.